Hai partecipato ai corsi GOL o vari altri corsi del Centro per l'Impiego, però il reddito di cittadinanza è stato sospeso perché nel 2023 hai percepito 7 mesi. Questa è una cosa che non spiegano, non passa come messaggio. Nel 2023, se hai ricevuto 7 ricariche e le basta che le conti nel tuo fascicolo previdenziale, ti rendi conto, se ti hanno sospeso e sei occupabile, non ti spetta più il reddito di cittadinanza. Non puoi essere preso in carico ai servizi sociali perché non hai fragilità, minori a carico e quindi sei abile al lavoro. L'unica soluzione che c'è è fare la domanda formazione lavoro, 350 euro al mese, che ti vengono erogati nei momenti in cui vengono attivati i corsi. Intanto presenta la domanda, ti iscrivi a 3 agenzie interinali, fai colloqui o comunque fai una pratica molto rapida con il centro per l'impiego e si attiva in automatico, una cosa rapida e molto rapida. Dopodiché, nel momento in cui partono i corsi, inizierai a ricevere 350 euro al mese individuali con bonifico bancario. Purtroppo in questo momento altre soluzioni non ce ne sono. Se hai dei minori a carico o se sei soggetto fragile, a quel punto puoi richiedere la riattivazione del reddito di cittadinanza, dovrebbe essere automatica, anzi l'INPS ha incominciato a riattivare parecchi redditi di cittadinanza sospesi in maniera indebita, a quel punto ricomincia a percepirlo fino a quando? A dicembre. In quel caso, se tu hai dei minori, fino a dicembre RDC, da gennaio ISEE e dopo assegno di inclusione, nuovo nome del reddito di cittadinanza per chi è non occupabile, fragilità al lavoro, minori a carico. Seguitemi, like, mi raccomando, pollice all'insù, se avete domande scrivetemi.